Serata Open Talk. Allora, benvenuti ai fedelissimi, ai pochi fedelissimi che sono qui stasera. E mi scuso subito con Marina perché ci siamo persi il presentatore per strada e io non mi sono preparato e quindi gli ho chiesto la gentilezza poi adesso di introdursi. E per chi non dovesse saperlo, noi, chi vuole fare domande le può scrivere nella chat pubblica e se riesce risponde al volo, comunque le segniamo e poi alla fine della presentazione verranno riproposte per il momento domande e risposte. E ringrazio Marina che ci concede questo talk e lascio a lei la parola. Grazie e buona serata a tutti. Dunque, beh, prima di tutto grazie a tutti quelli che hanno avuto la folle idea di partecipare a questa presentazione stasera sul testing in LibreOffice. Io sono Marina Latini, e per LibreOffice diciamo che la parte relativa al testing è qualcosa che mi sta particolarmente a cuore perché effettivamente è stato uno dei primi ambiti dove ho iniziato a contribuire al progetto. Quindi sì, sono un membro del progetto LibreOffice ormai da un bel po' di anni e in realtà partecipavo già ai tempi di OpenOffice, quindi insomma. Ok, comincio a sentirmi un attimo anziana. Scherzi a parte. Quindi sì, sono un membro della Domo Foundation, che è la fondazione che sta alle spalle del progetto LibreOffice. Per quanto riguarda la comunità italiana, sono uno dei membri fondatori di Libre Italia, che è appunto l'associazione che raccoglie un po' tutte le persone che seguono il progetto in ambito nazionale. E nella vita di tutti i giorni lavoro per SUSE e mi occupo di maintenance, quindi tutte quelle attività che hanno ancora una volta a che fare con il testing e la creazione di aggiornamenti, in questo caso per OpenSUSE e per SUSE di software e applicazioni, quindi come e applicazioni varie, quindi come potete intuire il filone del testing è qualcosa che in qualche modo si ripete nella mia vita. Quindi vi faccio salutare immediatamente da Ghiko, che è un po' la mascotte che mi accompagna da un bel po' di tempo. E, dunque, questa è la prima di tre lezioni che si terranno una appunto stasera, la prossima sarà nel mese di dicembre e un'altra ancora in gennaio. L'idea di queste tre sessioni è di guidarvi e di introdurvi, anche dando qualche suggerimento, qualche consiglio su cosa fare e come fare il test, in questo caso di LibreOffice, ma in generale queste sono poi buone pratiche che si possono riutilizzare in generale nei vari progetti open source che più o meno seguono questo tipo di approccio. Quindi per lasciarvi anche qualche informazione, vorrei condividere anche qualche link durante la serata. In generale non voglio utilizzare delle slide, ma vorrei fare una sessione interattiva, quindi vi prego direttamente di fare domande e cercare di interagire quanto più possibile. Le tre lezioni sono strutturate in modo tale da fornirvi in questa prima lezione di oggi le informazioni necessarie per
sapere dove andare a trovare le informazioni che vi servono e che cosa è appunto il concetto di quality assurance in LibreOffice, quindi iniziare a muovere i primi passi. E poi nelle lezioni successive l'idea è anche quella di guidarvi e fornirvi altre informazioni utili per capire come segnalare in modo accurato ed opportuno eventuali bug che potreste riscontrare in LibreOffice, come andare a segnalare in modo opportuno e fornire ulteriori informazioni quando magari il team di testing vi richiede altro, o magari anche gli sviluppatori vi richiedono ulteriori informazioni per riprodurre l'eventuale bug, l'eventuale anomalia. E con l'ultima lezione vorrei fornirvi qualche informazione in più su come utilizzare il GitBisect, che è uno strumento molto, molto interessante e potente, che vi permette di andare a riprodurre un bug e identificare all'interno del codice di LibreOffice dov'è che è stata introdotta l'anomalia, che è stata introdotta la regressione. Ovviamente senza dover andare a mano a leggere il codice di LibreOffice e andare ad individuare voi il punto critico, ma lo strumento, tramite una serie di passi che si ripetono, vi permette appunto di individuare la versione di LibreOffice e il commit o l'intervallo di commit che hanno introdotto il problema o che potenzialmente sono la causa del vostro problema. Quindi con l'ultima lezione dovreste effettivamente essere in grado di supportare in modo molto efficace gli sviluppatori, perché fornendo questo dettaglio agli sviluppatori potete direttamente andare a velocizzare il processo, perché poi a quel punto loro sanno esattamente dove andare a cercare il problema e quindi potete veramente contribuire in modo efficace. Quindi, il primo posto che vi consiglierei di visitare se volete contribuire a LibreOffice, magari con il testing, la quality assurance, ma magari non siete esattamente convinti che quella sia la vostra area. Ecco, questo sito, velo pasto, ok, ho detto pasto, questa cosa è odiosa, chiedo perdono. Ve lo copio e incollo, già meglio, direttamente nella chat, così ce l'avete anche a disposizione. Eccolo qua. Quindi da questo sito potete selezionare ovviamente anche una lingua differente se non lo volete in italiano, ma lo preferite in inglese o qualche altra lingua. Ce ne sono diverse supportate e volendo potete anche fornire le traduzioni a questo sito per averlo a disposizione in altre lingue. Quindi pensando magari anche al tedesco, al veneto, al sardo, cos'altro abbiamo? Sto pensando alle altre, il friulano e me ne sfugge una ora. Adesso mi sta sfuggendo. Sono le varie lingue che sono già supportate in LibreOffice. Gabriele suggerisce il ternano. Ecco, mi dispiace, ma il ternano non è una lingua, ma è un dialetto. Quelle che stavo citando sono effettivamente delle lingue riconosciute. Sì, il friulano l'avevo già menzionato. Me ne sfugge un'altra, ma vabbè, probabilmente mi verrà in mente stanotte mentre sto dormendo. Quindi, da questo sito potete andare a selezionare l'area di interesse e potete avere qualche dettaglio in più, quindi cliccando sul dimmi di più, oppure se volete semplicemente passare all'area successiva, cliccate sul no, non sono interessato e quindi avete le varie aree. Quindi c'è marketing. C'è il supporto all'infrastruttura della fondazione, traduzione e localizzazione, evangelizzazione, quindi diffusione, del, della
dell'utilizzo di LibreOffice e in generale delle attività svolte dalla fondazione, quindi non soltanto diffusione in ambito tecnico, lezioni e quant'altro. Progettazione user experience, questa è una fase, un'area molto interessante, ovviamente è un'area molto importante perché è una delle prime cose che impattano sull'utente. L'interfaccia di LibreOffice è la prima cosa che un utente che magari arriva da direttamente un'altra suite di produttività personale va a valutare, ad utilizzare. Quindi sì, insomma, è sicuramente un'area dove c'è bisogno di lavorare tanto. Documentazione. Quindi non è la traduzione dell'interfaccia, ma la documentazione vera e propria, le guide utente e tutti gli altri materiali che vengono distribuiti a corredo di LibreOffice. Sviluppo, gli sviluppatori servono sempre e non sono mai a sufficienza. E supporto degli utenti. E poi ecco, torniamo alla quality assurance. Quindi, questo è sicuramente un primo posto dove possiamo andare a guardare. Prima di andare nel dettaglio, vi lascio anche il link a Libre Italia, perché beh, chiaramente Libre Italia, come vi dicevo prima, è l'associazione italiana che raggruppa gli utenti di LibreOffice, quindi perché no? Se vi andasse di contribuire più attivamente, questo è sicuramente un altro posto che potreste visitare. Quindi, Ladino, esattamente Ladino, grazie Claudio. Grazie Claudio. Almeno stanotte posso dormire. Sì, esattamente. Quindi abbiamo un bonus per Claudio, tenete il conto da qualche parte e magari diamo il premio finale a chi risponde in modo corretto alle varie domande che ci porremo insieme durante queste tre lezioni. Quindi, dimmi di più. Perché? C'è qualcosa che non quadra, perché in teoria doveva esserci un link, che Dillo dicevamo che l'hai fatto bug. apposta per No, vedere come si poi fa testing. in realtà no, manca farlo apposta come al solito, quando peschi il bug in diretta. No, mi viene da. Ok, adesso. Fammi vedere se. Allora, voglio tornare. Take me back. Ok, tell me more. Ok, c'è qualcosa da sistemare nel sito. Comunque, il posto principale dove comunque potete andare a trovare le varie informazioni sul testing, scusate, è il wiki della fondazione e in particolar modo tutta l'area relativa alla quality assurance. Quindi altro link che vi condivido in chat. Sì, Gabriele, stavo leggendo la chat, quindi sì, Gabriele segnalava che c'era qualche errore. Sì, e in effetti ci sono degli errori da sistemare. Se vi va di contribuire, questo è un modo di contribuire, posso sempre dire che era un test voluto. No, scherzi a parte. Allora, quindi. Per poter lavorare su Bugzilla, perché Bugzilla è lo strumento principale utilizzato dal team di Quality Assurance, c'è ovviamente la necessità di creare un account direttamente su Bugzilla. Quindi per poterlo fare, vi lascio il nuovo link.
Se magari becco la finestra giusta, ok. Perfetto. Quindi direttamente dal link potete andare a quando non siete già loggati. Ok, nuovo account. E la procedura vi chiede semplicemente di fornire un indirizzo email. Premere il tasto invia e a quel punto riceverete una mail di conferma per finalizzare la creazione dell'account. Magari ingrandisco un po' perché temo che non sia affatto leggibile. Quindi, se qualcuno di voi ha voglia di lavorare sulla parte di testing e non ha ancora un account, vi invito immediatamente a creare un account perché anzi sarebbe interessante soprattutto anche per le prossime lezioni riuscire ad avere una sessione un pochino più interattiva quindi vi serve di avere un account se avete voglia di contribuire. E rifaccio il login così sono anch'io dentro il Bazilla. Ok, perfetto. E quindi dicevamo, la pagina di QA direttamente dal wiki della fondazione vi fornisce un quadro generale di quelle che sono le attività, dove potete andare a trovare le altre informazioni e che cosa fare in generale. La pagina è tradotta anche in italiano, però in generale. Vi consiglierei, dove possibile, di andare a valutare anche, direttamente il contenuto della pagina in inglese, perché comunque, le attività vengono tutte svolte in inglese e potrebbe anche verificarsi che magari, qualche pagina non è direttamente, aggiornata. Quindi, dal menu in alto potete andare a selezionare la lingua italiana. E quindi trovare direttamente la pagina tradotta. Quando passate con il mouse sopra alla lingua, torno indietro così vedete, noterete che la pagina viene segnalata come tradotta al 100%. Quindi, per quanto riguarda ovviamente la pagina principale di QA, i contenuti sono sicuramente tradotti, sono sicuramente aggiornati, però per le sottopagine, soprattutto quando andiamo su pagine molto più specializzate, potrebbe anche verificarsi appunto il problema di una pagina non completamente tradotta o magari non completamente allineata con la versione inglese corrente. Quindi nel caso consultate la versione in inglese e già che ci siete, segnalate al gruppo di traduzione italiano che c'è la pagina da aggiornare e magari date una mano alla traduzione che non gasta mai. Traduttori cerca, sì. Consigli per gli acquisti. Ok. La pagina principale è suddivisa in macro categorie. Diciamo in questo modo, e vi fornisce la panoramica delle pagine principali che vi possono tornare utili durante le attività di QA. Poi, dal menu in alto, una volta che avete selezionato appunto QA, avete anche una serie di link diretti ad alcune pagine che sono, diciamo, le pagine più consultate, le pagine che vi torneranno sicuramente più utili. E come potete immaginare, uno dei primi link è segnalare un bug, confermare un bug, i progetti del team di QA, tutta l'area relativa ai test sulle regressioni, test automatici, BBSect, che era il concetto che vi stavo un po' descrivendo prima, poi meeting del gruppo QA e alcune FAQ create durante il tempo. E andando nell'area team, la pagina. Ok, troverete alcune informazioni in generale su come partecipare,
trovate anche la lista delle persone, dei volontari che si occupano di appunto effettuare il testing su LibreOffice. Quindi, se vi andasse di partecipare, vi suggerisco di aggiungervi a questa lista, perché torna comunque utile sapere quali sono le persone che hanno deciso di contribuire a quest'area e sono magari attive in un particolare settore. Quindi, se c'è un componente di LibreOffice dove vi sentite più preparati, potete anche segnalarvi solo per quel particolare componente. E specificare anche su quale sistema operativo potete effettuare il test, perché come sapete LibreOffice è disponibile su diverse piattaforme, per diverse piattaforme, e quindi è anche importante sapere il gruppo di volontari su quali sistemi operativi può appunto fornire il testing. Questo è un modo anche veloce per identificare immediatamente la persona che potrebbe essere contattata nel caso vi serva di fare un testing su un sistema particolare che magari voi non avete a disposizione. Quindi nella tabella potete compilare le informazioni che volete. Alcuni contributori hanno compilato l'intera lista di campi, altri hanno fornito solo alcune informazioni, non siete forzati a riempire completamente la tabella, però in generale dove potete fornite le informazioni. E sì, effettivamente dovrei anche aggiornare la mia linea, perché non ho più macchine Windows a disposizione, quindi posso fare dei test su Linux solamente, a meno che non riesca a prendermi una licenza per qualche Windows. Sì, in effetti non ho più le vecchie macchine a disposizione con Windows. Quindi questo è un posto dove vi consiglio di aggiungervi nel momento in cui decidete di prendere parte in modo attivo alle attività di QA, anche appunto per restare in contatto con gli altri membri. Incontri. Ci sono, come potete immaginare, dei meeting e nei vari meeting vengono discusse le attività, in questo caso relative al triage dei bug e in generale all'attività di testing su LibreOffice. E, il meeting per quanto riguarda questo gruppo è un meeting mensile e viene effettuato il martedì e la stessa cosa la trovate poi per i vari gruppi. Ogni gruppo vi va di solito a specificare nel wiki dove si effettuano i meeting, quando, dove potete trovare le eventuali minute dei meeting, se ci sono dei blog. Quindi nel caso di QA, vi consiglio anche di consultare le statistiche perché il team effettivamente sta facendo un bel lavoro e le informazioni fornite sono anche molto utili e vi permettono un po' di capire qual è la direzione che sta prendendo LibreOffice e il team che si occupa di QA. Quindi, come vedete, l'ultimo blog post è di ieri, sì, 24 novembre. Quindi questo per quanto riguarda i meeting del gruppo. Per contattare il team di QA non ha un gruppo italiano, ma c'è semplicemente il team principale. Quindi il team lo trovate su IRC. C'è ovviamente il canale anche su Telegram e credo che dovrebbe essere aggiunto qua. Sì, nella pagina non è elencato effettivamente. In ogni caso, c'è un bridge tra Telegram e IRC.
quindi potete indistintamente usare l'uno o l'altro, perché in ogni caso i messaggi vengono inviati in modo bidirezionale. Stavo guardando, ma il link Telegram effettivamente qua in questa pagina non è menzionato, quindi farò i compiti e vedrò di aggiungerlo. Ok. Poi altre informazioni. Quando si partecipa a un gruppo, a un team che svolge attività su LibreOffice, ci sono ovviamente delle, come dire, regole della casa da seguire, e queste policy sono ovviamente specificate anche nelle FAQ. Doveva essere però in italiano. C'è un altro link da sistemare. Quindi invece di fare QA stiamo facendo traduzione e localizzazione. Ok. Pagina c'è e il link che non è completo. Comunque, diciamo che le norme da utilizzare sono le solite norme di civile convivenza all'interno di un gruppo, quindi interagire con gli altri in modo rispettoso, evitare di spammare il vostro bug in modo tale che magari gli sviluppatori annoiati decidano di buttarci un occhio. Ci sono delle conseguenze in caso di violazione, che sono ovviamente elencate, e quindi possiamo dire che questa è una sorta di codice di condotta che il gruppo di QA ha adottato. Fatemi chiudere un po' di tab. Ok. Perfetto. Poi, ci sono delle FAQ in generale su Bazilla e poi in generale sulle attività di QA. Quindi, per quanto riguarda le FAQ in generale, ci sono alcune buone norme da seguire, e alcune poi le vedremo durante le prossime due lezioni. Mi riferisco in particolare al vivisecting e alle informazioni che dovrebbero essere inserite quando andiamo a fornire ulteriori commenti su magari bug esistenti o nuovi bug. E l'altra pagina invece dà delle informazioni un po' più accurate su casi specifici. Quindi ci sono indicazioni su, ad esempio, come in Bazilla andare a citare altri commenti, come andare a inserire richieste di nuove funzionalità o migliorie a bug esistenti. Diciamo che in generale, se non siete avvezzi all'utilizzo di Bazilla, in questa pagina di solito trovate buone indicazioni che vi permettono appunto di capire come andare ad utilizzare Bazilla in modo efficiente. Poi ovviamente vedremo alcuni aspetti direttamente anche oggi. Vorrei farvi una panoramica anche di Bazilla, perché ovviamente quello sarà il nostro strumento di lavoro, quindi dobbiamo avere una definizione comune di quelle che sono le parti più importanti dell'interfaccia di Bazilla e di come andare appunto ad utilizzarla nel modo più efficace possibile. Ok. Poi,
LibreOffice è ovviamente un software gigantesco e quando andiamo a fare triage dei bug possiamo pescare a casaccio, andare a cercare bug specifici su un componente che magari conosciamo meglio, oppure se non sappiamo da dove iniziare, minimamente da dove iniziare, c'è appunto questa categoria. Che vi va a classificare le diverse tipologie di bug esistenti, così da poter andare a capire meglio cosa vi serve e dove andare a cercare. Altra nota utile, c'è una sezione dedicata agli altri posti dove possiamo andare a segnalare dei bug. È vero che LibreOffice è rilasciato dalla fondazione, da The Document Foundation, ma è anche vero che poi le varie distribuzioni Linux rimettono a disposizione le varie versioni all'interno della loro distribuzione. E in moltissimi casi, per poter compilare LibreOffice in modo coerente con il resto del sistema, vengono utilizzate delle particolari modalità di compilazione o magari i diversi componenti di LibreOffice non vengono tutti pacchettizzati in un unico pacchetto, ma vengono messi a disposizione in sottopacchetti, quindi avete il pacchetto di Writer, il pacchetto di Impress, il pacchetto di Draw e via discorrendo. Quindi nel momento in cui vi rendete conto che il problema non è un problema generale di LibreOffice, quindi presente anche nella versione di PDF, ma è qualcosa che si verifica solo su uno specifico sistema operativo, quindi solo su una specifica distribuzione Linux, ad esempio, potete andare direttamente a utilizzare i tracker delle distribuzioni. Quindi in questa sezione trovate il link diretto ai vari Bugzilla, di solito sono in molte distribuzioni utilizzano Bugzilla, non solo Bugzilla, ma insomma il succo è sempre quello. Quindi trovate il link diretto alla distribuzione. E fatemi guardare un attimo. Ah, grazie Gabriele, che stai effettivamente stavi anche sistemando il link alla pagina italiana. Gabriele ha anche condiviso direttamente in chat il link Telegram del gruppo QA, quindi se volete sentitevi liberi di entrare nel gruppo. E poi, quindi abbiamo detto il team, a parte la definizione del team, quindi la pagina che vedevamo prima, e gli incontri, ci sono anche alcune altre pagine che vi vanno a descrivere quali sono i progetti organizzati e gestiti dal team di QA, qual è l'obiettivo. L'obiettivo, ovviamente, uno potrebbe dire sì, avere un LibreOffice che è direttamente privo di bug, ma sappiamo benissimo che un software senza bug è un software che non esiste. È un po' una sorta di uovo e gallina. Non esiste un software senza bug, e nel momento in cui chiudi un bug, probabilmente ne trovi un altro e via discorrendo. Sappiamo bene come esiste, ne sistemi uno e ne trovi 10 e ne crei 10 spesso e volentieri. No, ok, battute a parte. E, per chi fosse interessato, ci sono anche alcune statistiche. E le statistiche vi danno le informazioni, come vedete, versione per versione, anche a livello di settimana, e quindi potete effettivamente verificare l'andamento delle attività di QA. Questa, ad esempio, è per l'ultima settimana. Le statistiche sono aggiornate in modo automatico, quindi trovate effettivamente
come stanno andando le attività. Noterete in generale delle impennate ogni volta che c'è un nuovo rilascio, ogni volta che magari c'è una sessione di bug hunting, o che magari c'è appunto una versione alfa, una versione beta. E nel momento in cui abbiamo un nuovo rilascio, dovremmo avere anche un decremento dei bug sulle versioni più vecchie. Almeno di solito questa è la speranza. Poi, per carità, può capitare che durante le attività di QA si scoprano i cadaveri nascosti nell'armadio, quindi il classico bug che spunta fuori, che testandolo si scopre che in realtà è lì dai tempi di OpenOffice. E di OpenOffice, non Apache OpenOffice, quindi i vecchi tempi di Sun e via discorrendo. Ma questa è anche la parte divertente dell'attività. Quindi l'attività di QA è un po' una sorta di guardia e ladri con il team di sviluppo. Gli sviluppatori sviluppano una nuova funzionalità, il team di QA è lì per trovare dove sta l'inghippo. Anche un po' insultare nel momento in cui si scopre il bug che lo sviluppatore deve andare a sistemare, un po' il e chi fa QA è lì che dice ho trovato un altro, e il lato sviluppo, il povero sviluppatore se ne sta afflitto perché magari la funzionalità fighissima che ha introdotto se ne arriva con qualche difetto che poi andrà sistemato. Sì, in effetti il software è un bug quando il codice è attorno, concordo, capita molto spesso. Quindi, se siete curiosi di statistiche, vi passo direttamente il link. Eccolo qua. Ci siamo. Bene, qui trovate appunto il dettaglio. Perfetto. Poi mailing list, quindi canale IRC, che è quello che abbiamo discusso prima, lista degli sviluppatori e il trova l'esperto. Trova l'esperto è degno di nota. Dunque, il trova l'esperto è in teoria lo sviluppatore o il gruppo di sviluppatori che sono una sorta di referenti per una particolare area, un particolare settore. Quindi, nel momento in cui andate a fare segnalazione di bug, potreste anche, non spammate la gente, per favore, però potreste anche decidere di andare ad aggiungere queste persone, questi contatti direttamente. Alla lista, al campo CC in Bugzilla, dove potete effettivamente andare ad aggiungere un contatto che dovrebbe visionare il bug che state analizzando o che avete analizzato e per cui insomma è necessaria un'attività diretta dello sviluppatore, quindi quello è il trova esperto. E quindi c'è un'interazione con gli sviluppatori. Questo però non vuol dire che ogni volta che fate triage di bug siete anche forzati a interagire con gli sviluppatori. Potreste tranquillamente fare la vostra attività di triage lavorando solo ed esclusivamente su Bugzilla, utilizzando i vari campi e come dire, festa finita, quindi senza dover per forza interagire anche con l'area di sviluppo. Sarebbe cosa buona e giusta iscriversi alla mailing list QA perché nella lista o nei canali IRC o Telegram potete anche andare a discutere con gli altri membri del team di QA e magari chiedere consigli nel momento in cui non siete esattamente sicuri di cosa state testando, comunque del risultato che state ottenendo. E quindi andando a Bugzilla.
a vedere Mozilla. Domanda per i partecipanti. Quanti di voi non hanno mai utilizzato Mozilla, non hanno la benché minima idea di che cosa questa interfaccia vi possa mettere a disposizione? Giusto per avere un'idea. Scrivete, scrivete. Uno. Più uno va benissimo. Ok. Nominare. Ciao Paolo. Altro Gabriele. Ok. Va bene. No, ci sta, va benissimo. Quindi, dunque, l'interfaccia nel momento in cui avete fatto la registrazione e siete entrati all'interno del sistema, vi mostra questa schermata principale, questa specie di dashboard. In ogni caso, ci sono delle attività che potete effettuare anche senza essere registrati. Che cosa potete fare? Potete ricercare bug. Ma nel momento in cui avete la necessità di interagire con Bugzilla, quindi andare ad aggiungere un commento ad un bug, andare a segnalare un nuovo bug, andare a modificare qualcosa, ovviamente dovete avere un account. Questa restrizione, diciamo, è stata definita per evitare che ci sia appunto gente non registrata che va a spammare il sistema con non bug o in generale spam. E, nel momento in cui siete registrati, potete avere direttamente una serie di ricerche veloci che vi riportano alla lista dei bug che sono stati assegnati a voi nel caso appunto in cui siate in grado di risolvere un bug e quindi siete voi gli assegnatari del bug stesso. Oppure potete andare a visualizzare la lista dei bug che voi avete segnalato e che sono ancora aperti, oppure in generale potete, come dicevo prima, pescare nel mucchio quando non sapete da dove andare a fare triage, potete andare a vedere i bug che sono stati aperti durante le ultime 24 ore, negli ultimi 7 giorni, oppure i bug che hanno avuto un cambiamento di stato nelle ultime 24 ore, oppure negli ultimi 7 giorni. Ora vediamo di che cosa si parla, di che cosa vi sto parlando. Quindi vediamo i bug riportati nelle ultime 24 ore, così vediamo le cose fresche, fresche. E così vediamo un po' come funziona l'interfaccia. Questa è una ricerca in Bugzilla. Quindi la ricerca vi fornisce l'identificativo del bug e questo è il riferimento e è anche l'indicazione che viene aggiunta dagli sviluppatori nel momento in cui vanno a risolvere un bug. Quindi se dovete menzionare un bug e dovete farlo, diciamo, in modo conciso, non c'è bisogno di fornire il link completo al bug, ma potete semplicemente specificare una cosa del tipo, adesso lo scrivo nella chat, sono perso il mouse, sono tragedia, ok, eccolo qua, TDF cancelletto. Quindi TDF cancelletto è una sorta di modo di identificare i bug di LibreOffice che sono segnalati e riportati sul Bugzilla di LibreOffice, quindi TDF cancelletto e poi c'è il numero del bug. Quindi se io dovessi segnalare il primo bug di questa lista, segnalarlo in un commento da qualche parte, posso semplicemente scrivere TDF cancelletto e poi il numero, quindi 1384 70. Quindi in questo modo vado a, in gergo, menzionare questo bug. Federico mi chiede quali sono le differenze tra Bugzilla e gli issue di GitLab, GitHub. Beh, il concetto alla fine è simile, nel senso che è un modo di segnalare
con due strumenti differenti, perché alla fine GitLab e GitHub sono molto simili nel modo di segnalare un bug. Sono effettivamente strumenti, tutti questi menzionati, sono gli strumenti che vi permettono di andare ad identificare un bug e, oltre al bug, fornire ulteriori informazioni. Quindi il concetto che sta alla base è sempre lo stesso: tenere traccia, di problemi e cercare, se possibile, anche di risolverli. E quindi, in Bugzilla, la prima colonna, secondo me, le issue contengono la segnalazione di errori. Beh, in realtà anche in Bugzilla contieni, hai a disposizione la segnalazione degli errori. Nel commento di Bugzilla puoi anche andare a specificare riferimenti a commit del codice, puoi specificare porzioni di codice che magari sono potenzialmente la causa del problema. Quindi in realtà sono strumenti differenti per poter fare la stessa cosa, tracciare i difetti dei software. Tracciarli e non perdersi per la via, e poi alla fine andarli a risolvere. Hanno semplicemente un modo diverso di rappresentare queste informazioni, ma alla fine parliamo sempre di un'interfaccia che colleziona una serie di informazioni che sono più o meno sempre le stesse. Quindi, quando siamo nella visualizzazione generale di ricerca, c'è una lista più o meno lunga che vi fornisce gli ID del bug. Poi la colonna prodotto vi dice qual è il prodotto che è potenzialmente affetto da questo bug. In questo caso abbiamo sempre selezionato LibreOffice. Poi vedremo che in realtà possiamo andare a selezionare anche ulteriori prodotti. Componente. Andando in dettaglio, abbiamo detto che LibreOffice ha un bug, non è un bug generico di LibreOffice, ma è un bug di Writer. E poi, se abbiamo uno sviluppatore che si è preso in carico di risolvere il bug, non abbiamo la lista LibreOffice bug, come in questo caso, ma abbiamo direttamente un indirizzo email, quindi un contatto diretto che ci specifica chi è la persona che ha preso in carico il bug. Nel momento in cui non ho nessuno assegnato, quindi di solito si inizia a fare triaging di un bug, lo step più semplice è lavorare sui bug non confermati. Di solito almeno. Quindi questa è un'abbreviazione, ma se passate poi sopra col mouse riuscite anche a leggere direttamente la descrizione del campo. Quindi in questo caso il primo bug della lista è un bug non confermato. Nel campo risoluzione ci sono i tre trattini perché è un bug non confermato e no, non c'è un definita una risoluzione, è ancora da lavorare. Andando a scorrere vedrete che, per esempio, c'è un bug che è stato su Calc, che è stato segnalato come risolto e è stato segnalato come un works for me. Poi vedremo i vari campi che cosa significano. E abbiamo anche un risolto duplicato, perché magari c'è stata una segnalazione di un bug che poi si scopre essere il duplicato di un altro già esistente. Quindi ovviamente non lasciamo aperti 25.000 bug sullo stesso difetto di LibreOffice, ma andiamo a segnalare il bug principale come quello appunto da tenere aperto, e poi gli altri che magari non mi forniscono ulteriori informazioni o magari sono più vecchi e non hanno informazioni in generale utili agli sviluppatori, li andiamo a segnare come duplicati del bug esistente. Summary, questa è probabilmente la parte più importante nel momento in cui si va a segnalare un nuovo bug. Bisogna cercare di essere concisi, quindi evitando di scrivere una divina commedia nel sommario del bug, perché
perché poi chi fa triage deve leggere, capire che diavolo di bug è stato segnalato e poi andare a vedere i dettagli. Quindi il sommario può anche contenere delle parole chiave, come ad esempio troviamo in questo caso file open xlsx. Queste sono delle parole chiave che sono elencate, che poi vediamo nella fase di segnalazione dei nuovi bug anche, e che vanno inseriti nel momento in cui avete la certezza che quel bug è un bug relativo all'apertura di un file XLSX. Quindi andiamo a restringere notevolmente l'ambito del nostro bug. Abbiamo già l'informazione, cerchiamo di fornire qualcosa che immediatamente aiuti gli sviluppatori a capire dove sta il problema. E poi l'ultimo campo ci fornisce l'informazione sul quando è stata effettuata l'ultima modifica a quel bug in particolare. Quindi di questa lista, ora ci ho cliccato sopra, la lista viene filtrata in modo automatico, ora cliccando la sto ordinando nel modo opposto e quindi ho i primi due bug che sono stati modificati martedì e gli altri sono tutti stati modificati nella data di oggi. Questo perché appunto stavo filtrando i bug delle ultime 24 ore. Quindi ha senso, deve essere nelle 24 ore, non più tardi. Ok, quindi questa è un po' la panoramica della sezione di ricerca di Bugzilla. Controllo un attimo la chat. No, non ci sono altre domande. Ok, quindi allora andiamo a vedere direttamente. Voglio filtrare per componente. Ok. Printing writer crash. Ok. Ok. Allora, non c'è nulla di nuovo in Impress perché questo è già un nuovo bug, è segnato come nuovo, quindi è stata fatta una parte iniziale di triage. Allora, andiamo ad aprire e vediamo quali sono le informazioni che dobbiamo andare a controllare o che possiamo fornire nel momento in cui andiamo a effettuare le prime attività di triage. Sì, ok, la pagina sta aperta, perfetto. Quindi, andando ad aprire il bug, troviamo alcuni dettagli in più. Intanto, ho effettuato il login, quindi i campi sono editabili. Poi, Bugzilla vi fornisce diversi livelli di accesso, ok, mi ero persa la parola, scusate, diversi livelli di accesso allo strumento e alle operazioni che potete effettuare. Quindi potrebbe anche verificarsi il caso in cui alcuni di questi campi non siano direttamente modificabili, ma perché siete appunto degli utenti novizi e dovete un po' prendere dimestichezza con le attività di QA, e quindi non avete immediatamente la possibilità di distruggere completamente un bug. No, scherzi a parte. Quindi andiamo a vedere quali sono le informazioni. Allora, il titolo è artefatti in alcuni template di Impress, alcuni modelli di Impress. Ok, abbiamo status. Lo stato è marcato come segnalato come nuovo. Poi, in ogni campo che trovate a disposizione, ve lo faccio vedere ve lo apro in una nuova tab. Sono andata a cliccare su status, trovate la definizione di ogni campo con i vari valori che sono a disposizione, una sorta di guida in linea. Quindi nel momento in cui non siete sicurissimi di cosa fare,
c'è sempre la guida, l'aiuto che vi dice quali sono i possibili valori che potreste andare a selezionare. Quindi, status, vediamo che un bug può trovarsi in uno di questi quattro stati, se è un bug aperto, poi se è un bug chiuso, lo possiamo trovare come risolto, verificato e poi risolto, verificato, ma possiamo fornire un ulteriore dettaglio e quindi sulla destra trovate la colonna con gli altri possibili valori. Poi in realtà scorrendo trovate anche il dettaglio degli altri campi, quindi se non vi doveste ricordare la panoramica che stiamo vedendo adesso, la trovate tutta direttamente da questa prima pagina di aiuto. Vi segnalo il link direttamente nella chat. Ok, perfetto. Quindi, e tra un secondo vi mostro anche uno schema che vi aiuta poi a seguire la fase di triage per assegnare gli altri campi. Quindi questo primo campo ci va ad indicare qual è lo stato corrente della segnalazione. Non confermato, nuovo, quindi vi aiuta a capire immediatamente se è qualcosa che potete processare, se è qualcosa che è già stato fatto e non c'è bisogno di lavorarci ulteriormente e insomma tutte le possibili vie di mezzo che trovate durante quelle che sono le attività di triage. Alias, in alcuni casi, quando ci sono dei bug particolari, potete anche assegnargli un alias. Quindi quello sarà un altro nome che potete utilizzare per riferirvi a quel bug in Bugzilla. Quindi in questo caso non ce n'è uno definito, ma invece di chiamare il bug TDF cancelletto 138486, posso assegnare un nome mnemonico che è più facile da ricordare e quindi può essere anche più facile da utilizzare. Prodotto mi specifica qual è il prodotto che è affetto da questa segnalazione, da questo bug. Vi faccio vedere. Come vi dicevo, andiamo sempre a classificare in prodotto e componente. Clicco ma non clicco. Però perché non si vede? Ah, eccolo qua, ok, non avevo cliccato bene. Quindi questi in realtà sono i vari prodotti che potete andare a selezionare. Quindi in alcuni casi il bug potrebbe non essere un bug specifico di LibreOffice, ma di qualche altro strumento o di qualche altra applicazione che viene comunque tracciata all'interno di Bugzilla. Quindi c'è il Document Liberation Project, che è il progetto dove vengono create tutte quelle librerie per la manipolazione dei vari formati di documento, quindi tutte le librerie di importazione e esportazione che non sono solo specifiche di LibreOffice, ma vengono anche riutilizzate da altri progetti. Poi qualcos'altro che potrebbe. Sì, detti filtri, grazie, grazie Gabriele. In effetti sì, i filtri di importazione e di esportazione, come dicevo. Quindi oltre a LibreOffice abbiamo LibreOffice Online, abbiamo Impress Remote, che è l'applicazione che vi permette di gestire i controlli remoti durante la presentazione. L'app è molto carina e utile e poi fa anche figo perché poi siete durante la presentazione col telefono e potete vedervi l'anteprima, il presenter console che di solito c'è in Impress. Potete utilizzare il puntatore direttamente da telefono, quindi se siete in una stanza per le presentazioni dove magari non avete accesso diretto al computer che sta presentando, potreste utilizzare questo controllo remoto per
mandare avanti e indietro le slide, avere il puntatore, quindi tutti gli strumenti che normalmente avresti a disposizione direttamente dal Presenter Console. Ma questa è un'altra presentazione, non è il caso di approfondire oggi. Strumenti di QA, e poi ci sono alcune librerie, ma che per il momento non vi riguardano direttamente. Quindi non modifico il componente, altrimenti Cisco mi picchia selvaggiamente. Il prodotto, scusate. Componente, come vi dicevo, potrebbe essere che il bug non sia un bug generico di LibreOffice, ma appunto qui avete la lista, la categoria di possibili componenti che potete andare a segnalare. E come vedete c'è veramente di tutto. Quindi l'installazione, impressa come componente, localizzazione in generale, stampa e esportazione in PDF, e ce ne sono un po'. Premo Esc così non faccio i danni. Poi, questo campo, come indicato anche nella guida rapida, è un campo molto importante e, come dire, si prega di mangiare con prudenza e si prega anche di fornire l'informazione, accurata, nel senso che questo campo vi va ad indicare qual è la versione più vecchia di LibreOffice in cui avete, riscontrato il bug. È importante specificare la più vecchia perché, quella sarà, la versione, quindi l'intervallo di commit, in cui gli sviluppatori dovranno andare a guardare per, capire dove sta l'inghippo nel codice. Le versioni che trovate sono tutte quelle rilasciate, quindi la lista è veramente lunga e andate dall'ultimissima versione, quindi la 7.2 Alpha 0 Master, quindi la compilazione effettuata sul ramo di sviluppo. Poi andate indietro con tutte le varie versioni che sono state rilasciate, quindi torniamo alla preistoria, quelle qua, e se il bug in realtà è ancora più vecchio, c'è ereditato da LibreOffice, oppure trovate il vecchio ramo 3.6 o non avete idea, non sapete fornire questa informazione, potete utilizzare il campo non specificato. Però in realtà, se state aprendo una segnalazione, almeno una versione su cui avete trovato il bug conoscete, è quella che vi è capitata per le mani. Quindi, nel dubbio, andate a specificare sempre la versione che avete utilizzato per testare il bug. Poi, se avete un po' più tempo a disposizione, la buona norma vuole che andate ad effettuare lo stesso test su più versioni più vecchie, quindi di LibreOffice, e potete andare a verificare su quale riscontrate il problema e su quale no. Potrebbe anche essere che il problema non esisteva in precedenza, poi c'è qualche versione particolare di LibreOffice che è, come si dice, affetta da questo bug, poi trovate una versione più nuova che non è, in cui il bug è stato risolto, e quindi andando a specificare la versione corretta aiutate anche chi fa sviluppo a capire se il bug è già stato risolto o se magari c'è del lavoro da fare. Potrebbe anche verificarsi il caso in cui state facendo una segnalazione, ma poi in realtà la soluzione esiste già e quindi è una segnalazione che potreste decidere in qualche modo di fare o non fare. Però sempre meglio, se possibile, di riportare le segnalazioni. Dunque, controllo un attimo la chat. Quando incollo un'immagine in Writer vorrei che l'ancoraggio fosse come carattere di default. Adesso il default è al carattere. Come fai? Diciamo che sarebbe un corso su Writer. No, scherzi a parte. Se tutte le immagini che vuoi inserire devono avere quel tipo di ancoraggio, potresti farla sporca e quindi potresti definirti un tuo template e in questo template andare a modificare le impostazioni, gli stili, scusami, delle immagini andando a specificare, quel tipo di ancoraggio in particolare. Quindi da quel momento in poi applichi lo stile
la tua nuova immagine che inserisci viene inserita seguendo lo stile. Credo sia questo. Detto questo, torniamo in topic perché stiamo andando sul corso di... Ah, abbiamo un bug. Ok, il numero sembra piccolo. Fammi copiare, così lo apro direttamente qua. Vediamo. Quando le cifre sono poche, vuol dire che stiamo andando nella preistoria del LibreOffice. Vediamo, ce la faremo. Apri di sesamo. Ok, ci sto mettendo un po'. Nel frattempo, che la pagina si carica, non so perché. Probabilmente sto saturando la mia connessione, chi può dirlo? Scopriremo in un'altra vita. Vediamo. Hardware. In questo caso è tutti, ma potrebbe essere il caso in cui il vostro bug si verifica solo su una specifica architettura, solo su uno specifico sistema operativo. Quindi, nel dubbio, dovreste segnalarlo solo per le architetture, per i sistemi operativi su cui potete fare il test. Quindi, se non avete Windows, se non avete Mac, se non avete Android, per tentare di riprodurre il bug, perché magari, come la sottoscritta, avete a disposizione solo macchine Linux, segnate Linux, non andate a selezionare tutti. Specificate che l'architettura è tutte le architetture e che i sistemi operativi sono tutti i sistemi operativi solo nel momento in cui avete la certezza che effettivamente potete verificare il problema su più sistemi, più architetture. L'importanza del bug la vediamo tra un attimo perché c'è un bellissimo schema che vi aiuta a capire nel modo corretto cosa andare a segnalare in questi due menu a tendina. L'assegnatario in questo caso, vabbè, non è stato assegnato. Se sapete cosa fare e come risolverlo, potete direttamente cliccare su Assegnamelo e quindi in automatico vi prendete in carico il bug. Poi ci sono altri campi in cui potete fornire ulteriori informazioni, quindi URL. In questo campo andate a specificare un eventuale altro sito dove ci sono altre informazioni su questo bug. Può essere, non so, magari è un bug che non è solo specifico della versione TDF, ma c'è già qualche informazione presente sul tracker usato da OpenSUSE. Giusto per dirne una, così una a caso. Quindi, se avete altri link, altre informazioni, potete direttamente aggiungere i link qua. Whiteboard. Per questo campo ci sono dei campi, dei valori specifici che possiamo andare ad assegnare. Ups, ho cliccato, non volevo cliccare. A partire dal click, mentre su keyword queste sono ulteriori etichette che vengono assegnate che specificano un po' anche le varie fasi del triaging. Quindi in questo caso troviamo bisected, ok, non posso parlare più, e bisected e regression. Quindi in questo caso questo bug è una regressione che è già stata analizzata con la tecnica che andremo a vedere durante l'ultima lezione. Personal tag, questi sono campi che sono specifici solo per voi, quindi non sono disponibili per tutti gli altri, ma se vi serve di prendere nota, di segnare qualcosa che resta visibile solo a voi, questo è il campo che potete utilizzare. Poi il campo depends on e blocks, questi sono dei campi che vanno un po' insieme, quindi ci sono alcuni
bug che in realtà non sono un bug specifico, ma sono una collezione di bug, una sorta di ricerca veloce di elenco, e quei bug vengono riportati, segnalati e vi forniscono una sorta di albero delle dipendenze dei bug. Quindi queste informazioni le andiamo a specificare con il dipende e blocca. E poi vediamo anche questi, durante la lezione, insomma, vediamo anche quali sono questi, come vengono chiamati, posso fare, questi bug e come andarli a identificare. Questi sono due campi importanti perché vi permettono di capire se magari ci sono dei differenti bug che sono classificabili sotto una categoria più ampia, vi permettono di capire quali sono le cose da risolvere prima di poter dire che quella funzionalità funziona nel modo corretto, ad esempio. O un altro caso è poter dire che una particolare area è stata analizzata in modo approfondito e quindi in teoria non dovrebbe avere più delle regressioni o comunque insomma delle anomalie che ne limitano la funzionalità all'utilizzo. Quindi questa è un po' la colonna sinistra delle informazioni che troviamo quando andiamo a leggere che cosa c'è in questo bug, che cosa ci ha riportato. Poi sul lato di destra troviamo chi è la persona che ha segnalato il bug, l'ultima volta che è stato modificato il bug, la lista carbon copy, quindi la lista delle persone, delle mailing list, degli account che in generale riceveranno un'email ogni volta che c'è una modifica al bug. È anche possibile evitare di ricevere le email su un particolare bug, non so, se ci fosse... se vi capitasse appunto di avere questa necessità, potete anche evitare di ricevere email. Poi il SeeHolso vi permette di segnalare altri bug che normalmente dovrebbero essere riportati in trackers esterni, ma possono anche essere altri bug sempre riportati sullo stesso Mozilla. Questo campo, crash report o firma del crash, sono quei link che vi vengono forniti quando LibreOffice va in crash, si avvia in automatico la segnalazione del report, ammesso che l'abbiate appunto abilitata, e qui potete andare quindi su questo campo a indicare direttamente l'URL del vostro report. Quindi questa è un'ulteriore aggiunta di informazioni che per gli sviluppatori è molto importante, ovviamente se si tratta di un crash. Un crash, come potete immaginare, è qualcosa di veramente critico a livello di importanza del bug. L'applicazione che si chiude da sola in modo anomalo ovviamente non è qualcosa che può rimanere non corretta troppo a lungo. Ok, poi a parte quest'area abbiamo l'area con gli allegati e poi l'area dove potete andare a digitare il vostro specifico commento, quindi l'informazione che volete specificare. Quindi, questa informazione vi va a... ok, sì, cioè stavo guardando l'URL, scusate. Trovate direttamente il link all'allegato, che è poi l'allegato che vediamo qui in alto, e
troviamo anche informazioni aggiuntive sul bug. E visto che questo bug è stato marchiato come regressione, vediamo effettivamente che c'è il riferimento alla regressione. Quindi, quando abbiamo questo tipo di informazione e saremo in grado di vedere questo, di fornire noi stessi questo tipo di informazione direttamente con l'ultima lezione di questo corso, di questo mini corso, forniamo direttamente il link al commit che ha causato il problema. E questo link ci permette di vedere il dettaglio, adesso lo apro così lo vedete anche voi, ci permette di vedere il dettaglio del commit, ma in generale abbiamo comunque l'autore, quando è stato effettuato il commit e i riferimenti interni del Git di LibreOffice, più le altre informazioni che erano state fornite direttamente durante l'invio di questo fix in LibreOffice, che in realtà però andava a creare la regressione. Quindi questo è il link, vi apre direttamente la porzione di codice. Ma come vi dicevo prima, effettuando l'attività di ricerca delle regressioni, quindi il bisect, non andate voi direttamente a cercare nel codice qual è il commit che rompe tutto, ma il risultato finale della vostra attività sarà semplicemente questa stringa e ve la fornisce il tool, quindi non voglio spaventarvi con qualcosa che sembra profondamente tecnico e difficile da svolgere. Ok, quindi questa è una panoramica di un bug. E intanto controllo un attimo se c'è qualche domanda. Ok, allora voglio passare a questo e il link. Allora, questo bellissimo PDF che comunque trovate anche nelle pagine del wiki, quindi non è un link che sta lì a casaccio, vi spiega come andare a definire questo campo, questi due campi, l'importanza, che poi andranno a definire la priorità che questo bug ha. Quindi questa. Ops, sono persa il link. Ah, eccolo qua, era quello. Cliccato sulla tab sbagliata. Dunque, mi dite se si legge, se riuscite a leggere i passi? Un più uno, un segnale di fumo va benissimo. Sì, ok. Gabriele dice zoom. Ok, obbedisco. Il cavo ha detto zoom, io zoomo. Dai, adesso si vede. Ok, quindi cosa andare ad impostare? Perfetto. Dunque, prima cosa da chiederci, sono proprio il classico schema da seguire, domanda, risposta sì, no e vado allo step successivo. Dunque, il bug è un bug non confermato, perché ovviamente stiamo analizzando i bug non confermati. Sì, no, quindi sì, iniziamo il flusso. Il bug, ok, il bug, ce la posso fare. Il bug è un bug che ha dei commenti dal team di LibreOffice? Sì, no, sì. Se quindi è il caso, il commento richiede ulteriori informazioni? Sì, lo stato che dovete andare ad impostare è nidinfo. Semplice. Se invece ah, un momento. Questo è l'altro schema. Sì, scusate. Ho beccato il PDF.
Sì, questo era uno dei PDF che volevo farvi vedere, ma non era quello che vi stavo annunciando prima, scusate. Questo schema che vi sto mostrando ora è quello che vi permette di definire cosa impostare qua, quindi in questo campo qui in alto, scusate. Mancanza di caffè. Quindi, abbiamo visto la prima parte in alto, dello schema. Se invece, quindi eravamo in questo punto, se il commento non richiede informazioni aggiuntive, diciamo no, il bug è un bug che sta nello stato nuovo, perché abbiamo già un commento da qualcuno che fa parte appunto del team di QA, e va bene che stia così. Se invece non ci sono commenti dal team di QA, dobbiamo capire che tipo di bug abbiamo di fronte, quindi che cosa stiamo andando ad analizzare. La domanda successiva è relativa all'eventuale documento allegato che ci permette di provare a riprodurre il problema. Quindi, il documento allegato è qualcosa di utile? Sì. Se sì, ci fornisce un test case. Se non ci fornisce, scusate, un test case, dobbiamo impostare need info, perché dalle informazioni disponibili non siamo ancora in grado di capire se questa segnalazione è un vero bug, oppure se ci troviamo di fronte a qualcosa appunto che non è chiaro. Quindi, per partito preso, il bug resta nello stato non confermato finché non siamo veramente certi che ci sia un bug da risolvere. Ok, quindi need info. E nel need info, ovviamente nel commento, andiamo a richiedere alla persona che ha inviato la segnalazione di fornirci qualche informazione in più. Se invece abbiamo un test case e usando il documento di prova non, quindi andiamo qua sul lato di destra, non riusciamo a riprodurre il bug, lo possiamo segnalare come risolto, per me funziona. Poi sarà eventualmente chi ha inviato questa segnalazione a fornire ulteriori informazioni, ma nel caso appunto in cui questo status non sia accettato, mettiamola così, dalla persona che ha segnalato il problema, la persona può solo ripassare direttamente allo stato non confermato. Quindi, ancora una volta, lo stato di partenza di un bug è sempre non confermato. E anche quando si forniscono informazioni, quindi siamo nel caso delle info, quello che avevamo visto prima, nel momento in cui la persona, il reporter, quindi la persona che segnala, fornisce l'informazione, non lo segnala come nuovo, ma lo riporta nello stato non confermato. Se invece, tornando al caso in cui stiamo seguendo i passi forniti per testare, per riprodurre l'anomalia, e il documento di prova è effettivamente un documento che riproduce il problema, perfetto, abbiamo trovato una rogna da sistemare, quindi il nostro report va segnalato come nuovo. Poi, se segnalandolo come nuovo potete fornire ulteriori informazioni su come riprodurre il bug, quindi qualche informazione più dettagliata su come riprodurlo, va benissimo e potete aggiungerlo nei commenti. Tornando allo stato superiore, quindi qua al caso in cui stiamo vedendo se c'è un documento e se il documento fornito, eventuale, fornisce anche informazioni su come riprodurre il bug. Quindi, se non, il documento non è un documento rilevante o non vi fornisce nulla di adeguato, potete andare allo step sottostante e quindi avete abbastanza informazioni per cercare di replicare il bug? Sì. Quindi, sei in grado di replicare il bug?
No, ancora una volta, funziona, per me funziona. E poi c'è ancora la solita storia del per me funziona, se per te non funziona ancora, ok, lo rimarchi come non confermato e si rifà il giro. Se invece potete direttamente replicare il bug, perché comunque le informazioni, la descrizione che c'è nel bug è sufficiente, anche se non c'è un documento di test, potete segnarlo come nuovo. E ancora una volta, ovviamente, se avete informazioni aggiuntive per la riproduzione del bug, aggiungetele nei commenti. Poi, se le informazioni fornite ancora una volta non sono abbastanza, quindi il bug è stato riportato in modo non accurato, non ci sono abbastanza informazioni per definire se si tratta di un bug o di una svista della persona che l'ha segnalato, lo marcate ulteriormente come nidinfo. Quindi avete bisogno di informazioni e ancora una volta dallo stato nidinfo potete passare al non confermato e poi ripercorrete lo schema e cercate di capire passo passo come andare a segnare, a marcare lo status. La nota che trovate alla fine del PDF è una nota sicuramente importante. È vero che c'è uno schema da seguire, ma prima di iniziare tutto il giro, chiedetevi sempre se la cosa che è stata segnalata è effettivamente un bug. Perché se non è un bug, ma è magari la funzionalità che funziona esattamente, che è stata pensata in quel modo, potete direttamente marcare il bug, il report come risolto, not a bug. Non è un bug, ma la funzionalità che è stata pensata in quel modo. E quindi ovviamente dovete fornire una spiegazione. Pensate sempre che dall'altra parte c'è una persona frustrata che ha dedicato del tempo prezioso a segnalare qualcosa che per quella persona era un errore, non gli stava permettendo di utilizzare LibreOffice nel modo opportuno. Quindi cercate sempre di essere aperti, positivi, non date mai per scontato che l'altra persona sta lì ad aspettare i vostri commenti e vi risponda immediatamente alle vostre richieste di chiarimenti. Siate pazienti e cercate di interagire nel modo migliore con le altre persone che si interfacciano con Mozilla, anche tenendo sempre in considerazione che la lingua da utilizzare è l'inglese, ma le persone madrelingua sono veramente poche, quindi cercate di essere chiari nei commenti che lasciate, evitate magari di scrivere frasi troppo lunghe nei commenti, meglio la frase corta, anche se avete l'impressione di appunto scrivere come i bambini dell'asilo, fa niente, va benissimo. Scrivete frasi corte perché permettete comunque a chiunque, anche con livelli molto bassi di comprensione dell'inglese, di interagire con Mozilla. E nel caso in cui scopriate che si tratta di un bug, ma che il bug non è un bug presente nella versione della fondazione, ma è presente in una delle versioni messe a disposizione dalle varie distribuzioni Linux, potete anche segnare lo status come not our bug. Quindi è un bug, ma non è un bug della versione TDF. E a quel punto magari potete anche mettere un rimando nel tracker della distribuzione Linux che effettivamente è affetta da questo problema. Quindi, stavo leggendo i commenti. Sì, concordo con te, Gabri. Lo schemino aiuta perché quando vi trovate davanti a descrizioni di potenziali bug, qualche volta magari non è chiarissimo dove sta il problema, quindi questo tipo di schema aiuta e l'altra cosa che aiuta tantissimo nella... Fammi andare su un bug della lista di prima.
Connessione che sta schiantando probabilmente. Ah, nel frattempo si è caricato il bug che avevate scritto prima in lista, segnalato in lista. Allora, parliamo probabilmente di preistoria, ora sono curiosa. Ah, un bug sull'ancoraggio. Sì, vi dicevo, il numero è molto basso, quindi effettivamente è un bug riportato, segnalato nel 2016. No, qua non ce l'abbiamo la lista della spesa. Ok, no. Sì, ho visto che è stato cambiato da poco. Comunque, quello che stava descrivendo Gabriele nella chat, ma anche in lista, è nient'altro che una lista di passi. Scritti veramente in ordine, un elenco puntato, un elenco numerato del tipo apri LibreOffice, Impress, clicca sul menu file, apri il file che hai scaricato, che stava magari allegato direttamente nel bug. Quando apri il file, clicca sulla slide numero 3 e vedi che la slide magari non è visualizzata nel modo corretto, non so, quindi dovete veramente descrivere i passi come la lista della spesa. Più questa lista è semplice e chiara nel singolo step che state rappresentando, e più facile sarà poi la vita della persona che va a effettuare il triage. Vediamo Gabri che cosa ci ha segnalato. Ah, ok. Esattamente, eccolo qua. Sì, questo è rispetto a quelli di prima che erano molto più tecnici, questo è sicuramente un bug che vi riporta quella che Gabri definiva la monkey list, ma che effettivamente è un bug descritto nel modo accurato. Quindi, una sezione descrizione. Nella sezione descrizione descrivete per esteso che cosa succede. Potete anche farlo con più paragrafi, va benissimo, è semplicemente una descrizione di quello che sta succedendo. Poi la sezione Step to Reproduce. Questa è favolosa perché, appunto, vi dicevo, vi fornisce passo passo gli step che dovete seguire, i passi che dovete seguire per riprodurre quello specifico bug. Vedete, c'è 1, 2, 3, 4 e poi risultato attuale, quindi quello che succede, risultato aspettato, risultato atteso, quindi quello che in teoria doveva essere il comportamento atteso di LibreOffice. Lo riproduco sempre. Ho fatto il reset del profilo utente? Sì, no, poi vedremo come farlo nella prossima lezione, poi se volete fornire informazioni aggiuntive. Quindi questa effettivamente è una creazione del bug fatta secondo i canoni, secondo i criteri. Sono d'accordo con te, Gabri. Sì, e poi ovviamente ci sono tutte le altre informazioni fornite, quindi gli allegati che sono stati aggiunti alla segnalazione. Il commento inserito da un utente. Quindi quello che ha specificato l'utente è: posso confermare il bug, seguendo gli step di prima, e qual è la versione? E queste informazioni non è che le dovete andare a cercare chissà dove, ma le trovate direttamente qui. Copia e incolla, bellissimo. Quindi nel menu aiuto c'è la voce informazioni su LibreOffice e fate un fantastico copia e incolla di questa sezione. Questa è una versione
non è una fresh di LibreOffice. In ogni caso, quello che poi potete fare una volta che ci avete questo, ora ovviamente non l'aggiungo, ma la copiate ed andate a specificare come ha fatto direttamente questo utente, su quale versione di LibreOffice ha potuto riprodurre questo stesso bug. Quindi il bug adesso dovrebbe essere almeno nello stato. Perché è nello stato non confermato? Fammi controllare un attimo chi è che l'ha riprodotto. Ok, in realtà il triage di questo non è completo perché la persona che ha riprodotto il bug non ha cambiato lo stato. Quindi l'ha verificato su questa versione, sulla 7031. Può capitare con persone che iniziano a fare QA e che non si sentono ancora, diciamo, all'altezza di modificare i campi. In realtà non vi morde nessuno, però quello che potete fare in un caso come questo è provare a riprodurre e nel momento in cui riproducete potete andare a cambiare lo status. Non lo faccio direttamente perché non ho riprodotto. Quindi prima di poterlo fare, ovviamente voglio provare a testarlo. Non lo posso fare perché, almeno al momento, questo bug è stato segnalato su Windows e non ho una macchina Windows a disposizione. Quindi potrei provare a vedere se lo verifico anche in Linux. Se non lo verifico, pace, posso semplicemente specificare, aggiungere il commento che non si verifica su Linux e pace. E quindi resta ancora una volta come non confermato. Di che parli, Gabri? Cos'è che non hai capito? Lo fai tu. Gabri, lo farò, ma magari non lo faccio in questo momento. Voglio riprodurre il bug. Lo devo testare. Quindi, se vuoi, sentiti libero, se no domani ci metto le mani. Sicuramente non lo faccio adesso. A proposito, domanda ai padroni di casa. Mi sono accorta solo adesso che sto andando lunga. Tiratemi le orecchie. No, vabbè, stavi andando bene, poi ho visto che eravate in ottima coppia, cioè con Gabriele che ti supportava, perfetto, un ottimo esempio di come si gestiscono queste cose qui. E sì, diciamo che come tempo siamo, se vogliamo avere ancora audience, direi che penso possiamo fermarci, perché abbiamo fatto, credo che tu abbia completato la panoramica, Sì, direi di di sì. questo aspetto qui. Eventualmente la prossima volta, se ci sono dubbi o domande, sicuramente tutti quanti proveranno. Io mi sono ricordato guardandoti che ho fatto anch'io una segnalazione per una nuova funzionalità che avevo che cercavo e non ho trovato, e penso non ci sia in Base, se ricordo bene. E quindi mi ricordavo anch'io che avevo navigato in queste maschere per segnalare la cosa. E quindi appunto per lasciare spazio a chi ha seguito, magari di provare la prossima volta di chiederti qualche domanda se eventualmente trova dei problemi o delle difficoltà. Sei stata bravissima perché hai risposto in tempo reale alle domande che passavano nella chat e quindi se qualcuno vuole sicuramente c'è ancora tempo per fare domande adesso. Io poi non voglio mandare via nessuno, voglio dire, sicuramente Martina è quella che potrebbe dire ok, basta, magari riposo No, un po', quello non c'è ma problema. Dunque, le prossime date, stavo riguardando il calendario. Dunque, la prossima è il 16 di dicembre e la terza è il 13 di gennaio. Poi direttamente dal sito trovate la descrizione di quello che è l'intento della sessione, però come vi dicevo,
se c'è qualcosa di particolare che volete approfondire, il programma ce lo gestiamo, insomma, dovrebbe essere qualcosa di interattivo, quindi sta a voi, ecco. Altrimenti seguo quello che è l'idea generale di questo mini corso. Sì, penso che sia il metodo giusto, cioè tu segui il tuo programma, magari all'inizio chiediamo se c'è qualcuno che era presente oggi o che ha delle domande sugli argomenti di oggi, perché comunque è stata registrata la serata e verrà postata sul nostro canale YouTube e quindi può essere vista anche da altre persone. Queste persone il 12 dicembre possono, all'inizio magari facciamo un attimo di recap Sì, su questa parte qui. Sì, ci sto. E l'ultimo link che vi lascio, perché questo effettivamente lo trovate sempre dai vari menu del wiki, però diciamo che è comodo averlo a portata di mano, vi suggerisce passo dopo passo come andare a fare attività di triage, quindi trovate un po' una sorta di riassunto scritto per bene dei vari passi da effettuare. ok, io mi sono copiato tutti i link perché una volta chiusa la stanza verranno persi, però troviamo il modo di metterli alla fine del video, o come Ok. commento, o come commento quando postiamo il video, così sono comunque rintracciabili. Ok, grazie mille. Bene, quindi io direi possiamo ringraziare Marina per questa panoramica. Anche dettagliata di come si affronta il triage e io direi se volete liberi tutti, nel senso che posso aprire i microfoni e mi raccomando, gestitela bene e chi vuole insomma può rimanere fino all'alba, come dicevamo all'inizio della serata, e per gli altri appuntamento allora a dicembre con la seconda parte di questa attività. Io do la buona sera a tutti e apro i microfoni per tutti quanti. Prima che ve ne andiate, vi lascio l'ultimo link. Sì. Ormai. Che L'ultimo link. cos'è questa? Questo era l'altro link che stavo citando prima, su come definire il campo, questo qua, il campo della priorità, dell'importanza del bug. Quindi come Ok. definire che cosa andare a cliccare qua su questi due menu a tendina. È un altro schema da seguire passo passo, tipo quello di prima, che vi va a specificare gli stati da impostare. Sì, che sono cose che uno quando le vede la prima volta dice, ma devo studiare tutte queste. Esatto. Sì, ma quando l'hai studiata 2 volte, perché dopo diventa naturale, cioè voglio dire, non penso che siano cose Sì, complesse da normalmente sì. capire. Esatto, normalmente sì, magari c'è qualche caso specifico in cui non siete sicuri di quanto grave sia il bug che avete analizzato, e quindi ecco, magari quando avete la differenza fra medium critical o tra high, major, quindi questa tipologia di bug. Comunque, Ok. il link è lì, e purtroppo questo non è un PDF, ma è rilasciato anche l'altro di prima, lo trovate sempre nel link che vi ho postato poco fa, trovate questo qua, example JPEG, è l'ultimo che vi ho mostrato, e c'è anche il file draw, e quello di prima invece è questo, PDF e file di draw, e sono comunque tutti qua. Questa è un po' l'ABC da seguire, sì, esatto. Ok, bene, i microfoni sono aperti per chi vuole, basta riattivare l'audio. E ringrazio ancora una volta Marina Grazie a voi. e
e a tutti quanti quelli che hanno partecipato, anche a Gabriele che ha dato supporto non da poco nel back-end. E niente, buona continuazione o arrivederci al prossimo incontro. Un saluto anche da Gigo. Ciao a tutti.